Ricordiamoci, l'intento di studiare Torah è di connettere la nostra anima a Dio, mettere in pratica e portare la redenzione. Ciao a tutti, abbiamo parlato precedentemente nei ultimi capitoli del Tanya della gioia del Benoni, la tristezza del Benoni, l'amore, il timore. E noi sappiamo che il Benoni è una persona che non ha mai peccato, mai peccherà, però è in lotta continua contro il male. Sarebbe a dire, lui continuamente riceve impulsi negativi dalla sua anima animale, ha delle tentazioni, ha delle voglie, ha dei desideri permessi e vietati, però non li asseconda il pensiero, parola e azione, nei tre abiti dell'anima. Dunque bisogna differenziare tra il pensiero cosciente e gli impulsi, che sono una cosa che uno non ha controllo. L'impulso che sale dal cuore alla mente, questa è una cosa naturale che il Benoni ha, impulsi negativi, però non accoglie questi impulsi e non ci pensa volontariamente nella sua mente, nella sua volontà. E ora l'Alter Rebbe chiede una domanda: ma com'è possibile? Qual è il significato di questa lotta continua del Benoni? Perché lo tzaddik, lui lotta contro il male e poi riesce a trasformare il male della sua anima animale in bene. Invece il Benoni magari non riesce a diventare tzaddik e dunque tutta la sua vita lotterà contro il male e mai riuscirà a trasformarlo in bene. E dunque che significato ha questa lotta? E dunque Atrebbe dice, per approfondire meglio quello che dice il versetto, e abbiamo detto che il Tanya è basato sul versetto che קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ואוכל לעשותו, che è molto vicino a te di osservare questa cosa, sarebbe dire la Torah e le Mitzvot, nella tua bocca e nel tuo cuore di osservarli in concreto. E dunque Atrebbe adesso va a concentrarsi sulla parola di osservare in concreto. Dobbiamo spiegare meglio cosa significa osservare in concreto e cos'è l'obiettivo della discesa dell'anima, del Benoni, dell'uomo medio, che tutta la sua vita dovrà lottare contro il male ma mai riuscirà a sconfiggere il male totalmente. Che il Benoni, nonostante lui lotta continuamente contro il male, c'è sempre impulsi negativi da parte sinistra del cuore, dove l'anima animale risiede, che salgono verso la mente. E dunque la sostanza, l'essenza dell'anima animale di Benoni è full force, tutta, non è stata diminuita niente, come dal momento che è nato, così magari ai 70 anni è ancora la sua anima animale è forte. Solo il Benoni cosa riesce a controllare? Riesce a controllare il suo pensiero, la sua parola, la sua azione. E dunque qual è il motivo che allora l'anima divina è scesa giù in questo mondo? Faticherà tutta la vita a lottare contro l'anima animale e non riuscirà a vincerla. Allora dice Atrebbe, per consolare questi Benoni che lottano tutta la loro vita, dobbiamo far ricordare, gioire il loro cuore, che loro gioiscano nel fatto che Dio risiede nel loro studio di Torah e nelle loro buone azioni, nel loro servizio divino. Shalom a tutti!